Starei bene qui. È pulito, accogliente, ben arredato. E guarda tuo padre com'è contento di averti a casa con lui. Ah, ce l'hai fatta a svegliarti. Guarda, ho trovato un buon annuncio per te. Scuola privata cerca insegnante di scienze. Puoi insegnare scienze, no? Papà, io ho studiato filosofia, ricordi? Filosofia, cazzo! Smuli! Papà! È un bell'uomo tuo figlio. È sposato? Ha dei bambini? Ah, non me ne parlare. Ha un figlio non circonciso con una ballerina goi. E non ha ancora deciso di andarsene. No, bambino. Che vuoi, restare qui a fare niente per tutta la vita? Temporaneamente! E non gridare che non sono sordo. Sì che sei sordo. E chi è Carlo? Quello che viene a dormire con mamma. Chi è questo nazista? Dove l'ha trovato tua madre? Ha un master in legge, è campione olimpico di nuoto e pattina da Dio. È fantastico. Allora, hai guardato gli annunci? Fatemi dormire, ich bin schlafen. Tuo cugino Isacco non ha fatto l'università. E guarda come sta bene. Si è trovato una bella moglie, ha 3 figli e si è appena comprato una villa con 4 facciate. Dove sei stato fino ad ora? Al peep show. A te piace il piano? Non molto, signora. Preferisco la cornamusa. E cosa ne pensa di quello che sta succedendo a Gaza? A Gaza? Te lo dico nella lingua dei padri! Sono è nervoso perché soffre per amore. Per questo è diventato un po' meschighe. E fra 3 settimane tuo figlio troverà un lavoro, una bella ragazza e soprattutto se ne andrà via da casa tua. Volesse il cielo, bambino, volesse il cielo.